Benessi, quindi benvenuti in questo nuovissimo qua, in questo video per andare un po' a parlare di tue ufficialità per quanto riguarda il Catanzaro e andiamo subito a parlarne perché c'è una rescissione comunque e un colpo entrambe le operazioni comunque nel reparto offensivo perché arriva, parliamo prima della rescissione in realtà, perché rescinde il contratto di Piazza, attaccante classe 88 che finalmente si arriva dal Catanzaro, è arrivato 2 anni fa dal Catania. Cioè, comunque come un colpo veramente importante, come un giocatore che avrebbe dovuto spostare gli equilibri a livello di marcature e tutto, invece ha fatto, diciamo, 2 o 3 stagioni buone negli anni passati, adesso sta calando tantissimo, anche vista l'età. Ripartirà comunque dalla fine di Sandria, sempre nel girone C, vediamo che magari può far bene, può arrivare in doppia cifra, vediamo un po'. A Catanzaro non ha mai convinto, l'ultima parte di stagione, negli ultimi 6 mesi è andato in prestito comunque al Catania e alla fine comunque va bene, la rescissione va bene, certo magari sarebbe stato meglio se vogliamo ottenere qualche soldo, se vogliamo dire così, comunque ottenere money dalla successione, però va bene anche a sto punto la rescissione pur di liberarcelo, pur di liberarcene, si rescinde il contratto, alla fine vedremo un po' la sua carriera e il suo futuro. Per il Catanzaro non è una grande perdita perché non è che abbia dato sto grandissimo contributo alla causa, quindi alla fine sono totalmente d'accordo a una sua uscita, in questo caso rescissione. Arriva nel reparto offensivo, ovviamente non il sostituto, ma un rinforzo assolutamente importante. Secondo me ne serve almeno un altro di attaccante, anche vista l'uscita di Di Piazza, comunque un'altra prima punto importante serve, vedremo un po', si vagliano diversi nomi in questo momento, ma diciamo che il nome ufficiale, l'arrivo ufficiale è quello di Cianci, attaccante classe 96 che firma un biennale con opzione per il terzo con il Catanzaro. Arriva dal Sassuolo in un'operazione un po' particolare, sicuramente per mettere a posto non qualche conto, ma comunque per fare un po' guadagnare tutti. Cianci che, comunque, parlando un po' della sua carriera, lui che ovviamente non parliamo della carriera dall'inizio, però comunque lui negli ultimi anni ha fatto molto bene al Teramo. A gennaio comunque girato in prestito al Bari dove non ha fatto altrettanto bene, è ritornato al Teramo, lo ha acquistato il Sassuolo e ovviamente, ma perché il Sassuolo? Perché praticamente il Teramo lo acquistò per 1.000 euro ai tempi, comunque si parla di 2019, lo acquistò per 1.000 euro dal Sassuolo e il Sassuolo lo ripaga 250.000 euro, comunque le cifre sono più o meno queste e questo avviene quest'anno, è avvenuto comunque negli scorsi giorni questo acquisto da parte del Sassuolo, con il Sassuolo tra l'altro ha firmato anche un biennale con il Sassuolo e dopo aver comunque ufficializzato questa operazione qui, quindi Ciancia al Sassuolo dal Teramo per 250.000 euro, il Sassuolo ufficializza la cessione di Cianci al Catanzaro, quindi non è direttamente Teramo-Catanzaro ma è Teramo-Sassuolo-Catanzaro, quindi il triangolo delle Bermuda. A parte questo, Catanzaro che lo paga la stessa cifra con cui il Sassuolo l'ho acquistato, quindi 250.000 euro. Questo è un po' il discorso. Quindi Catanzaro che arriva a Cianci per questa cifra, una cifra sicuramente importante per la categoria, un investimento molto importante, un giocatore che può assolutamente far bene, strutturato fisicamente, bravo comunque nelle palle aeree, nei contrasti, comunque il gol nelle vene, può assolutamente far bene, è un rinforzo di assoluto livello per la categoria, per la Serie C. Sperando che possa essere, diciamo, colui che risolve i problemi del Catanzaro. Ovviamente non è solamente lui, perché comunque, ripeto, secondo me è un altro giocatore da affiancarlo, comunque da affiancare Cianci serve per comunque avere certezze nel reparto offensivo, visto che ne sono mancate la scorsa stagione è stata una stagione positiva, dove però mancava il gol. Alla fine comunque il Catanzaro ha fatto molti pochi gol rispetto a quanto ne avrebbe dovuti fare. Quindi c'è stata una carenza comunque di gol, tanto che a livello di prime punte, poi perché comunque i marcatori principali sono stati un trequartista o comunque una non prima punta come Di Massimo e Carlini, che sono tutt'altro che prime punte. Quindi capite che questo è un po' il discorso. Sicuramente Cianci non è l'unico che può risolvere i problemi, serve secondo me qualcun altro di importante, un altro rinforzo comunque di un bomber che possa far bene, però già comunque l'investimento di Cianci un investimento importante che comunque conferma l'intenzione di Catanzaro comunque di voler assolutamente provare a ritorno in B, migliorare la seconda posizione in classifica, ovviamente
Questo vuol dire primo posto, voler quindi tornare, andare in Serie B. A questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!